Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la video analisi sui principali mercati e le strategie del nostro trading system. Oggi intervista in diretta sulle fonti TV, prima però andiamo a vedere quali sono i prossimi appuntamenti gratuiti sul nostro sito www.tradingfacile.eu/blog. Abbiamo qui, li trovate sotto gli eventi della settimana, avremo nel corso del mese di aprile due eventi gratuiti, due webinar. Il primo 12 aprile 2021 alle ore 18, dopodiché il secondo appuntamento 26 aprile sempre alle ore 18. Nel primo appuntamento parleremo di inflazione, rendimenti obbligazionari e materie prime, cosa sta succedendo in questo momento sul mercato, mentre il secondo sarà appunto un evento molto più operativo e dedicato appunto allo studio dell'operatività intraday sui principali indici di Wall Street. Quindi mi raccomando, non perdete questa occasione per appunto assistere a queste ore di didattica gratuita. Vi ricordo che poi potete anche porre le vostre domande in diretta. Trovate anche già gli eventi di maggio. Mi raccomando, iscrivetevi per tempo in maniera tale da ricevere poi il reminder nella vostra casella di posta elettronica. Io vi ricordo che per qualsiasi informazione sui nostri servizi ci potete scrivere a info@tradingfacile.net, hashtag tradingfacile, ci trovate anche sui principali canali social. Trovate anche qui sopra in alto a destra il form per iscrivervi e oppure se volete ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi. Bene, alla prossima, ciao a tutti e buon trading! E allora cominciamo a dare la parola ai nostri ospiti. Naturalmente vi ricordiamo che potete intervenire con dei messaggi. Saluto Matteo e Alessandra in regia. Tra poco vedrete anche il nostro numero di WhatsApp in sovrimpressione e seguiteci sulle fonti TV. Filippo Giannini apre la giornata con me. Buongiorno Filippo. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato. Allora Filippo, cosa ci stanno dicendo i mercati? Abbiamo sentito un po' di notizie che ovviamente ruotano ancora tutto intorno al Covid, abbiamo anche sentito la bella notizia dei tanti guariti in Italia, insomma io lo ripeterò più spesso, però parallelamente sono cominciate anche delle proteste, insomma sono cominciate, poi magari sarà un evento singolo e isolato, però ieri le immagini di fronte a Montecitorio ci hanno fatto alzare le antenne, per così dire. Che cosa pensi possano recepire i mercati in queste ore, appunto? Ma allora il discorso sotto questo punto di vista è a mio avviso davvero, davvero delicato. Perché? Perché ci troviamo, diciamo, ecco, in un momento a mio avviso quanto mai particolare sui mercati. Perché abbiamo chiuso di fatto un trimestre estremamente positivo per il settore equity, FTSE MIB più 11%, DAX altrettanto, America un pochino sotto, ma comunque rialzi, diciamo ecco, dell'ordine dell'8-9%. Siamo in questo momento in una situazione di particolare eccesso, specie su alcuni mercati come ad esempio il DAX. E quindi ecco, in questo momento si ha un pochino la sensazione che il mercato debba andare a stornare qualcosina. E quindi magari ecco, complice magari questa situazione, diciamo ecco, che vorrebbe un'accelerazione sotto il punto di vista del recupero dell'economia, mentre di fatto sappiamo che insomma il tema dei contagi è un tema ancora delicato, a mio avviso questo potrebbe essere un driver, nel senso che i mercati ecco potrebbero scontare in questo momento, diciamo, ecco, questa mancata accelerazione sul fronte delle riaperture e quindi, diciamo, ecco, Sì. andare di fatto a ritracciare qualcosa. C'è poi, insomma, ecco, da considerare quello che è il discorso in ambito macroeconomico. Insomma, sappiamo che c'è stata specialmente negli Stati Uniti questa pressione al rialzo sull'obbligazionario, sui rendimenti dell'obbligazionario, sul T-note. Una volta si guardava, diciamo, al trentennale, al Treasury Bond. Oggi si guarda in un mercato che è diventato sempre più frenetico, si guarda al T-note.
E quindi ecco, sotto questo punto di vista, diciamo, ecco, è un mercato un pochino irrazionale. Abbiamo visto questo rialzo dei tassi, quindi c'è da capire anche qui se questa pressione, diciamo, ecco, come io credo diminuirà questa pressione, cioè, o meglio, rientrerà questa pressione al rialzo sui tassi di interesse, quindi, diciamo, ecco, andrà un po' a normalizzarsi. Sì, ok. Allora, facciamo così, andiamo a vedere subito il nostro indice, Filippo, se sei d'accordo. Poi però andrei sul petrolio, perché abbiamo sentito la notizia del Fondo Monetario Internazionale che ha rivisto al rialzo le stime di crescita mondiale. Vorrei capire poi con te subito come potrebbe reagire, come potrebbero reagire i prezzi del petrolio. Però prima partiamo dall'indice, così vediamo un po' come lo vedi in prospettiva. Sì, allora il FTSE MIB, devo dire che rispetto ad altri listini è quello che potrebbe soffrire meno un eventuale storno di mercato. A mio avviso sarà decisiva la sessione odierna, ancor più in una settimana corta, appunto caratterizzata dalla chiusura di lunedì scorso. Oggi si deciderà praticamente l'esito della settimana, perché in caso di una nuova chiusura in ribasso come la chiusura di ieri, è molto probabile che poi le vendite si vadano ad estendere anche nella sessione di giovedì e venerdì. Viceversa, se il mercato oggi riuscisse, diciamo, ecco, a recuperare almeno parzialmente, a quel punto le stime propenderebbero magari, ecco, per una settimana almeno a livello interlocutorio. Detto questo, però, siamo comunque sia su un livello importante, non siamo appunto in area 25.000, ma comunque il mercato ha aperto ieri in area 24.005, livello dove trovavamo i precedenti massimi annuali del 18 marzo. Ripeto, comunque un mercato che ha corso tanto e diciamo, ecco, lo ha fatto, poi magari lo vedremo anche sul DAX, Sì. ha fatto questo percorso con poca volatilità e soprattutto con pochi volumi. Questo che cosa significa? Significa che in caso appunto di ritracciamento, quindi in caso di ribasso, appunto questi ribassi potrebbero trovare, almeno in una prima fase, ben poche difese. Con questo non voglio dire che c'è da attendersi, diciamo, ecco, un'inversione di tendenza principale, diciamo, ecco, il trend rimane chiaramente long, però ecco, magari monitorare quelli che sono i supporti chiave in ottica magari, ecco, di rientro a mercato a prezzi maggiormente favorevoli. C'è un primo supporto a 24.250 punti, ma proprio per il ragionamento che facevo poc'anzi, magari, ecco, la discesa potrebbe estendersi anche a livelli più bassi. Segnalo però un livello, a mio avviso, molto importante, che è quota 24.000 punti e più in basso quota 23,7, che sono i livelli di supporto che andranno monitorati in ottica di appunto rientrare al mercato e di cercare appunto occasioni di acquisto per riposizionarsi long. Il primo target è sempre rappresentato da quota 25.000 punti, che potrà rappresentare un vero e proprio spartiacque, anche se appunto io ritengo che ci sia un obiettivo maggiormente ambizioso per quanto riguarda il FTSE MIB, e che appunto si estende fino a quota 26.000 punti. Ok. Tu prima dicevi, andiamo a vedere magari anche il DAX. Sì, in realtà mentre tu ci mostravi il FTSE MIB, stavo proprio pensando di chiederti se dal DAX arrivano le stesse indicazioni, insomma, se l'Europa in modo più generico, insomma, però partire proprio dal confronto tra il DAX e il FTSE MIB, dà più o meno le stesse previsioni. Sì, beh, il DAX, se devo essere sincero, è il mercato che mi fa più paura in ottica di scontare delle situazioni di eccesso, perché è un mercato che si trova veramente in condizioni tiratissime, a mio modo di vedere. Siamo veramente distanti, anche su time frame più lunghi, su time frame settimanali, siamo veramente distanti i prezzi sono in questo momento distanti da quelle che sono le medie mobili di riferimento, quindi mercato che in un qualche modo dovrà andare a diciamo, ecco, riassorbire gli eccessi. Poi è chiaro, diciamo, ecco, potrebbe anche fare ancora un più 5, un più 6, un più 8, questo non lo possiamo sapere, però diciamo, ecco, storicamente, trovandosi su questi livelli di eccesso, il mercato
tende in un qualche modo a rientrare verso i prezzi verso le medie di riferimento. Detto questo, mi riallaccio a quanto detto sul FTSE MIB, anche qui salita con poca volatilità e pochi volumi, quindi eventuali correzioni, specie in una prima fase, potrebbero trovare difese più flebili. Mi sono segnato questo livello che è quota 14.700 punti, siamo circa 850 punti di distanza rispetto al prezzo attuale. È a mio avviso un livello che potrebbe costituire una buona base per andare anche qui a riposizionarsi long. Io onestamente non credo che, come magari molti hanno detto e scritto nel corso dell'ultimo periodo, ci sarà una fuga dall'azionario. Però io, anche perché credo che, diciamo, ecco, anche le banche centrali saranno sotto questo punto di vista molto attente a calibrare la politica monetaria e quindi anche ad agire con un eventuale rialzo dei tassi. Io credo che ci sarà, sotto questo punto di vista, un ritorno alla normalità. Ne abbiamo avuto una fiammata all'inizio dell'anno. Però credo che comunque sia il ritorno alla normalità sarà un ritorno estremamente graduale, Certo, e quindi sotto questo assolutamente. punto di vista ritengo che ancora il settore equity sarà un asset class sulla quale puntare perlomeno nel corso del 2021, ma anche forse, diciamo, ecco, un qualcosina in più in avanti come Certo. orizzonte temporale. Per questo motivo, diciamo, ecco, ritengo che sia ancora un mercato da comprare sulle discese. D'accordo Filippo, allora ti invito a prendere per favore il grafico del petrolio, anche perché poi, l'abbiamo accennato poco fa, avremo dopo di te Carlo Vallotto e così mettiamo anche un po' a confronto le varie view. Allora, la settimana scorsa la decisione dell'OPEC che ha in qualche modo frenato i prezzi del petrolio, in questo momento invece viaggiano a rialzo i futures sul petrolio in scia proprio alle buone speranze, per così dire, sulla campagna di vaccinazione e anche insomma, sulle notizie, no, di una ripresa dell'economia globale che potrebbe essere più veloce rispetto alle previsioni iniziali. Il mercato, bisogna anche dirlo, è sostenuto dal dato sul calo delle scorte americane che sono state riportate ieri, appunto. Le scorte di greggio, lo ricordiamo, sono scese in America di oltre 2,6 milioni di barili nella settimana che si è chiusa il 2 aprile, quindi la settimana scorsa. A questo punto lascio la parola a te, insomma io stavo guardando il grafico, in questo momento siamo a 59,46 dollari al barile, il rialzo dello 0,49%. Allora, come vedi il petrolio, Filippo? Sì, allora qui siamo su un grafico giornaliero, ma anche se mi spostassi, insomma, anche sul settimanale non sarebbe poi tanto, tanto diverso. Beh, il mercato di fatto è andato a stornare, se guardiamo il grafico, dove su un livello importante, ossia area 66 dollari al barile. Se facciamo un'analisi statistica pregressa dei prezzi, notiamo che questo livello aveva già respinto un rialzo dei prezzi prima ad aprile 2019, successivamente a gennaio 2020, e da qui poi avevamo osservato la discesa di marzo. Quindi, sotto un certo punto di vista, è quasi fisiologico, oserei dire, che il mercato vada a stornare nuovamente su questi livelli. Sotto questo punto di vista, il mercato sta sperimentando una fase di compressione di volatilità, quindi range in compressione, mercato che di fatto sta facendo questo triangolo, che è di fatto una tipica figura di continuazione di trend, quindi ci si aspetterebbe, diciamo, ecco, una prosecuzione del trend rialzista, però occhio perché la dinamica tecnica identifica un probabile pattern testa e spalle che si sta completando, e quindi questa invece è una figura di inversione, una figura che sui massimi va identificata come pattern di distribuzione. E quindi occhio perché, diciamo, ecco, abbiamo visto quello che il mercato ha fatto ogni volta che, o meglio, nel corso delle ultime occasioni, andando a ritestare un livello delicato come quota 66 dollari al barile. E diciamo, ecco, quindi ancora a mio avviso, diciamo, ecco, non sono state spazzate via le nubi di debolezza per quanto riguarda la fase attuale sul petrolio. Se poi andiamo a concentrarci sul nostro solito grafico,
a 4 ore con un super trend leggermente smussato e una media mobile che ben identifica la successione di massimi e minimi di swing, notiamo come abbiamo sotto questo punto di vista una resistenza a quota 62 dollari al barile. Il mercato ha già retestato tale livello 2 volte e i prezzi sono stati sempre respinti su tale livello. E quindi ancora, a mio avviso, debolezza nel breve, mercato che però, ripeto, per adesso rimane debole. Un nuovo segnale long arriverebbe soltanto con una chiusura del 4 ore sopra quota 62 dollari al barile, che di contro coinciderebbe anche con l'uscita del mercato sul grafico giornaliero da questo range, quindi da questo pattern, da questo triangolo di compressione di volatilità. D'accordo. Allora, io ti chiederei, Filippo, prima di salutarti, l'euro-dollaro. Ieri, diciamo, c'è stato questo rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, il cambio è tornato a 1,18, 1,1874 in questo momento, e in questo momento l'euro perde leggermente terreno nei confronti del dollaro. Come lo vedi? Stessa domanda che ti faccio come per le altre questioni, insomma, la tua previsione. Ma sì, anche qui diciamo, ecco, c'è stato un indebolimento causato per lo più da quella che è stata la forza del dollaro nel corso delle ultime 2 settimane. Dopodiché, però, il mercato è andato a reagire comunque sia su livelli che ci aspettavamo, quindi in area 1 e 17, a mio avviso. Diciamo qui la partita si fa in questo momento quanto mai delicata perché il mercato è tornato a scambiare in quest'area importante di prezzo, compresa tra 1,1875 e 1,20, e quindi qui a mio avviso sarà un'importante area di snodo. Perché? Perché se il mercato dovesse nuovamente essere respinto su questi livelli, io a quel punto mi aspetto una nuova gamba ribassista che diciamo ecco potenzialmente potrebbe essere in grado di spingere i prezzi fino a quota 1,15. Detto questo però io di contro mi aspetto invece un recupero del dollaro, quindi recupero del dollaro che però a livello tecnico darebbe un recupero dell'euro, chiedo scusa, Sì. recupero dell'euro che però a livello tecnico darebbe un segnale di forza soltanto con il recupero in close di quota 1,20. Io anche qui ritengo che dopo quella che è stata una fiammata del dollaro, ritengo che l'euro abbia ancora qualcosa da dire al rialzo, quindi non mi aspetto una vera e propria inversione, o meglio, ritengo che ci sarà, come c'è sempre stato, un'inversione di trend, però ancora potrebbe non essere giunto il momento per posizionarsi, per liquidare, diciamo, i long di euro e diciamo, ecco, posizionarsi short su questo cross valutario. Va bene, allora Filippo Giannini, grazie mille, ricorda i tuoi contatti, togli pure la condivisione e insomma così almeno i nostri telespettatori possono avere un contatto diretto con te. Sì, allora il mio sito è www.tradingfacile.eu e la mail è filippo@tradingfacile.net. Perfetto, grazie mille Filippo Giannini e buona giornata, naturalmente a presto anche sulle fonti TV. Grazie a Intanto, te. grazie.